Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Siamo qui oggi dopo tantissimo tempo. Voi state aspettando questo momento, io sto aspettando questo momento di iniziare finalmente The Elder Scrolls Online, una nuova avventura, un nuovo gioco. Questa volta però non come le guide che io già sapevo di cosa stavo facendo, di cosa andavo a trattare. Qui è anche la prima volta anche per me. Perciò possiamo subito iniziare con questo video nella creazione del nostro personaggio che ci accompagnerà poi per tutta la nostra avventura. Due cose al volo, veloci veloci. Uno, il gioco in inglese. Ho letto già commenti che mi chiedevano perché il gioco in inglese. Bene ragazzi, il gioco è in inglese perché ci sta soltanto in inglese, in francese e in tedesco. L'italiano per ora non c'è, si spera che uscirà un aggiornamento che sistemerà tutto e lo metterà anche in italiano, perché all'inizio devo dire, visto che il gioco non dico che è complesso, ma ci sono tante meccaniche belle e le descrizioni sono in inglese, perciò per chi come me, diciamo, non ama così tanto l'inglese, non ha questo approccio così immediato nel capirlo e nel tradurlo, ci saranno delle difficoltà. Però io lo voglio giocare lo stesso, non mi interessa, tanto come aiuto avrò voi che nei commenti mi aiuterete se per caso non capisco qualcosa. E iniziamo subito. Benissimo, come vedete la schermata è semplice da capire, intuitiva. Abbiamo sulla sinistra la preview, l'anteprima. Possiamo vedere il nostro personaggio nudo, quindi senza equipaggiamento, con un equipaggiamento base e anche con un equipaggiamento avanzato. Questo perché così il gioco ci dà un'idea su quello che potrà diventare il nostro personaggio. Perciò per ogni razza, come vedete, e anche poi per ogni classe, l'equipaggiamento cambia. Come potete vedere, ad esempio, ora metterò l'orco. Sulla classe, questa dovrebbe essere la classe Dragon Knight, il classico soldato, il classico guerriero. Avrà questa armatura, ma se noi spostiamo l'attenzione sul Templar, il paladino, chiamiamolo così, cambierà l'armatura, e anche se spostiamo in sacerdote, e questo cambia poi per ogni razza. Bene, poi abbiamo la scelta di poter scegliere tra maschio o femmina, va bene, quello era, si sapeva, era normale. E poi le alleanze. Le alleanze, devo dire che ancora non ho ben capito il ruolo che hanno all'interno del gioco, se cambia qualcosa da alleanza a alleanza, ma non penso, visto che la descrizione in basso non cambia, cambia soltanto il nome. Perciò noi scegliamo l'alleanza, questa qui, The Ebonheart Pact, il patto questo qua, perché devo dire, visto che dal punto di vista delle caratteristiche non c'è scritto nulla, penso che uno debba vedere il lato personale. Io vedo il lato estetico e tra tutti e tre i loghi a me piace il drago, il rosso anche come colore, e scelgo questo qua. Invece per la razza, allora, riguardo anche la classe con cui voglio iniziare questo gioco per la prima volta, per poi rigiocarlo successivamente per andare ad applicare tutte le varie guide e le varie cose che scopriamo man mano in questa nostra prima avventura, perché per ora io non so nulla. Volevo iniziare con il mago, ero indeciso anche sul Dragon Knight, però il mago sono incuriosito da vedere immediatamente le varie magie, i vari alberi di skill che ci sono e che sono presenti nel gioco, perciò sceglierò questo. Invece riguardo alle razze, avevo pensato di partire con un bretone, o con un elfo alto, o con un dark elf. Per quale motivo? Perché sicuramente ognuno di questi personaggi partirà con un'abilità passiva unica. Perciò non vado a scegliere un imperiale oppure un Redguard, che sicuramente avranno abilità passive riguardanti il combattimento corpo a corpo con una mano, eccetera. Invece un bretone, sicuramente come un elfo alto, un dark elf, partiranno sicuramente con le abilità passive del genere le tue abilità costano 8% in meno, la magica si rigenera più velocemente,
oppure le magie sono più efficaci. Ora non so precisamente che tipo di abilità passiva abbiano questi personaggi, queste razze, però sicuramente saranno legate alle magie, quindi alle abilità, alle skill magiche. Perciò io penso di scegliere il bretone, perché gli elfi non è che mi attirino più di tanto, non mi piacciono dal punto di vista estetico, visto che io guardo molto l'estetica del mio personaggio. Sceglierò il bretone. Il bretone, come potete vedere, l'armatura veterana, quella chiamiamola avanzata, risulterebbe così, più o meno. Qui ci dà un esempio. Non è che questa è l'armatura più forte del gioco, spero. E invece un'armatura base, così, un equipaggiamento base, è questo qui. Perciò mi piace e vada per il nostro bretone. Allora, riguardo l'aspetto fisico, penso di tenerlo non troppo muscoloso, visto anche che si tratta di un mago, non ho intenzione di renderlo troppo muscoloso. Non necessita di combattimenti corpo a corpo, non voglio farlo combattere corpo a corpo, perciò mi va bene così. Mi piace, zoomiamo un po' così per rendere più l'idea. Ok, mi va più che bene. L'altezza penso che sia ok, lascerò questa. La carnagione, questa va più che bene. Il body marking, non penso che metto qualche segno sul corpo, non ne vedo l'utilità, visto che poi noi andremo a indossare un'armatura, non ha senso tenere oggetti e tatuaggi sul corpo, non ne vedo l'utilità. Perciò non metteremo nulla e lasceremo il nostro personaggio così. Torso sights, queste sono, diciamo, statistiche che io non cambio più di tanto, perché non voglio perdere tempo in queste cose. Più che altro voglio cambiare i capelli, la voce e gli occhi, perché sono quegli aspetti del personaggio che più vanno all'occhio di chi guarda, e quindi pure degli altri giocatori online, ti distingue dagli altri. Perciò una voce, vediamo, sentiamo l'H. Allora, visto che il nostro personaggio è un mago, non deve avere una voce troppo grossa, troppo pesante come voce, perciò... No, qual era la voce che avevo sentito che sembrava questa? La E, mettiamola E, dai. Hairstyle, voglio un taglio di capelli... decente. Vediamolo un attimo con un'armatura, così per rendere l'idea e per vedere se la capigliatura si dona su un vestito, su un paio di vestiti. Io lo lascerei così, lo lascerei proprio così. Eh sì. Proviamo a cambiare soltanto il colore dei capelli, anche con questo castano, così, questo marrone. Non è male il nostro personaggio. Farò così, lo lascerò così. Mi piace, lasciamo tutto com'è, non voglio, ripeto, cambiare troppe cose. Voglio trovare il colore degli occhi, eccolo qui. Metterò un marrone, e possiamo iniziare, il mio personaggio è pronto. Dobbiamo inserire soltanto il nome, e facciamolo immediatamente, lo chiameremo Guerriero Raptor, così, che fantasia. Non so più scrivere, Raptor. Ok, speriamo che ci dà lo spazio e siamo pronti per iniziare questa avventura. Un'altra avventura, si spera che duri, ma penso di sì, perché non vedo veramente l'ora di giocare a questo gioco. Creiamo il nostro personaggio, login, e ci sta immediatamente lanciando in The Elder Scrolls Online. Allora, partiamo dal presupposto che io... ho giocato solo i primi 5 minuti, la beta, quando l'hanno resa disponibile da gennaio. Perciò non so praticamente nulla. Non ho giocato gli altri... diciamo, quando c'è stata la possibilità di giocare nuovamente la beta, che è stata a febbraio e inizio marzo, non l'ho giocata, anche se avevo il codice, perché mi sono detto no, devo aspettare il gioco completo e devo giocarlo quando uscirà. Perciò siamo qui e il gioco ci insegna i movimenti, ma noi già li sappiamo, che ci si muove con WASD, perciò guardiamoci intorno.
guardiamo intanto il nostro personaggio. Guardiamolo attentamente perché sarà proprio lui che ci accompagnerà, ci terrà compagnia e diciamo che personificherà me all'interno del gioco. Siamo qui in una cella. La prima missione che ci hanno dato è cercare Search the Cell. Ma Search è cercare la cella, ma noi ci siamo già dentro, perciò non so cosa dobbiamo cercare. Allora, più che cella, perché una cella che ha un fuoco qui così accogliente, guardate, intanto mi metto in prima persona. Questo fuoco, intanto una bottiglia che noi possiamo prendere, che poi andremo a vedere cos'è. E guardiamoci intorno. Allora, completa questi obiettivi per avanzare la storia del tuo personaggio. Attiva quest, bla bla bla, e vedrai sul tuo schermo. Allora, ci sono cadaveri, cadaveri che hanno fatto una brutta fine e io non voglio fare la stessa fine. Mangiamo, cos'è? Un radish. Take, take. E vediamo un po' questi oggetti che abbiamo preso, sicuramente con I di inventario. Infatti, in tutti i giochi è la I. Qui ci spiega un po' come muoverci nell'inventario e possiamo vedere benissimo. È un inventario intuitivo, non è difficile da capire, perché sulla sinistra abbiamo il nostro personaggio. Quindi abbiamo l'elmo, le varie pezzi delle varie armature, gli stivali, gli accessori e le weapon. Arma destra, cioè braccio destro, braccio sinistro. E poi anche uno switch che noi potremo passare da una build all'altra di oggetti, sicuramente sbloccabile poi più avanti. E poi abbiamo a destra invece il nostro inventario che si divide in haul. Quindi vedremo tutti i nostri oggetti che abbiamo, in armi, in armatura, in consumabili, in materiali per il crafting. Questo sarà veramente difficile all'inizio da capire e lo vedremo poi più là, giustamente, quando anche io ne riuscirò a capire qualcosa. E poi abbiamo le miscelanze, penso che siano gli ingredienti, penso, non so bene la traduzione. Quest e junk, non lo so. Quindi scrivete nei commenti cos'è junk e miscelanza. Questo dovrebbe essere l'ingrediente forse per le pozioni. Andiamo a vedere, sono curioso di vedere il nostro personaggio, le skill. Andiamo a vedere classe, come pensavo. Si divide in tre rami: Dark Magic, Deadrig Summoning e Storm Calling. E quindi abbiamo l'evocazione, le magie di tempeste, così fulmine e tempeste, e la magia oscura. Penso di andare, poi le leggeremo appena saliremo di livello. Poi abbiamo le weapon, addirittura per ogni arma abbiamo delle skill. Noi andremo sul Destruction Staff. Sì, Destruction Staff, perché il Restoration non voglio fare il mago di cura. E poi andiamo sul nostro personaggio. No, cos'è? Contact? No, quelli poi li vedremo più là. Eccolo qui, le nostre statistiche. Partiamo con 100 di magica, 100 di vita, 150, scusate, di vita, 100 di stamina. E qua di lato vediamo la nostra rigenerazione, lo spell damage. E voglio vedere invece l'abilità passiva, un attimo. Razza, la nostra razza parte con Breton Skill. Questa abilità passiva, Light Armor Affinity, increase l'esperienza guadagnata usando una Light Armor Skill. Ah, pensavo che... Ecco, ah no, ok. Dopo, più avanti, ci sono quelle riguardanti... Vedete, cresce la magica del 4%, cresce la resistenza magica del 2% e riduce la magica e costi di magica delle spell dell'1%, per ora. Si spera. Allora, iniziamo subito, basta guardare le cose e siamo pronti. Non so dove dobbiamo andare, sicuramente qui, alla porta. Qui un cadavere. Un piatto, un formaggio e una luce. Talk parla al profeta. Abbiamo completato Search the Cell. Forse Search è inteso come dare un'occhiata alla cella. Va bene, parliamo. Slowly now, you've been through an ordeal. Take a few moments to collect yourself. Like you, I am a prisoner in this place, yet so much more. I am the past and the future, both. I am despair and hope. The tapestry we weave is a complex one. You cannot hope to see its pattern in its entirety. Not yet. Allora, ragazzi, non vi traduco tutto perché
Se volete leggetelo e ve lo traducete voi, perché già è tanto che se lo riesco a tradurre io, se mi metto anche a tradurre, perdiamo tempo. Probabilità che dico sul 100% di un testo il 20% forse è giusto e l'80% è sbagliato, perciò andiamo avanti. E qua gli sta spiegando un po' tutto e ora si domanda cosa vuole. Cosa vuole? In pratica ci sta dicendo che dobbiamo uscire dalla cella, recuperare un equipaggiamento per proteggerci e poi cercare questa Lyris Tintanborn. Perciò noi ci chiediamo cosa sia e non capiamo bene il perché. Lui se ne va, ci dice la missione di uscire dalla cella, il profeta scappa. E intanto un argoniano ci aiuta. Il nostro amico argoniano sicuramente è il mio personaggio di Skyrim che è venuto a salvarci. E noi apriamo qui la cella. Allora, take un equipaggiamento. Un'arma più che altro, perché è un'arma che ci difende dagli eventuali nemici. Come possiamo vedere ci troviamo in una prigione. In una prigione non so molto della storia, ma so che il nemico che ci ha fatto questo noi già lo conosciamo bene. Molti di voi sanno, non voglio dire il suo nome, ma vi farò vedere cosa mi è uscito all'interno dell'Imperial Edition. Sì, perché ho acquistato un Imperial Edition e mi è uscito la statua del nemico di cui sto parlando. Ed è il motivo per cui noi siamo all'interno di questa prigione. Allora, intanto il gioco ci dice di tenere premuto maiuscolo per sprintare. Come possiamo vedere il nostro personaggio sprinta, ma so anche che si può schivare in questo gioco. Lo spero, vediamo. Sì, quindi premendo due volte il pulsante direzionale, quindi o W, o A, o S, o D, possiamo rotolare, consumando però la stamina, il nostro vigore. Allora, qui, su questo tavolo, abbiamo armi, abbiamo una spada, uno scudo, ma a noi non interessa. Abbiamo un ice staff, abbiamo una massa chiodata e delle pozioni. Andiamo a recuperare le pozioni. Qui già una pozione nascosta dentro la cesta. Nulla e l'ultima pozione qui. No, cos'era? Oh, search. Un ingrediente for crafting beverages. Non so cosa sia beverages. Non so cos'è, noi lo prendiamo. Search. Anche questo per craftare cibo. Sicuramente sì, per craftare cibo. Qui search. Per craftare sempre cibo. Prendiamo tutto. Vermi abbiamo preso, che schifo. Search nel barile. Ah, un ingrediente per craftare bevande, sicuramente pozioni, non so cosa. Scrivete nei commenti cos'è, in modo tale che io amplio il mio vocabolario, che è quasi nullo. E prendiamo il nostro staff, il nostro compagno di inizio avventura. Danno 10, livello 1, valore 10. Ha due mani. Two hand, due mani. Prendiamolo, take. Premi I per aprire l'inventario. Andiamo su weapon e equipaggiamolo. Allora, premi questo per svolgere un attacco leggero. Tienilo premuto per un attacco pesante. Invece il destro per parare. Sicuramente tieni tutti e due per interrompere un attacco nemico. Ok. Ok, siamo pronti? Impugniamolo. Abbiamo il nostro bastone. Una mano, Sì, penso che sia una mano, sì, è una mano. E avanziamo. Qui e scappiamo. Andiamo a trovare. No, l'obiettivo è escape the... Cioè, esci dalla prigione. Scappiamo dalla prigione. Combatti con uno scheletro guerriero. Un guerriero scheletro. Non abbiamo incantesimi. Devo dire che consuma notevolmente mana. E caricare l'attacco pesante non ci conviene, visto che altrimenti moriamo. Quasi morto. Già riscontro problemi al gioco. Completa. Ho ucciso lo scheletro, vediamo cosa ci dà un gold. Devo dire che è scomodo la prima persona. I movimenti dei personaggi sono ancora troppo... meccanici. Search. Non c'è nulla. Come potete vedere, questi camini, queste forge,
qui, dove sicuramente ci buttavano i morti, perché vedo delle pale e delle ossa. Noi avanziamo e andiamo avanti, perché qua ci dice di continuare il nostro percorso all'interno di questa forgia. Combatti con lo scheletro arciere? Posso addirittura bloccare i suoi attacchi? Non penso. Ah, ok. Quello per schivare. Ah, l'attacco... l'attacco base lo devo parare così. E invece l'attacco... il suo attacco, diciamo... l'abilità, la sua la skill, lo dobbiamo schivare utilizzando la spada. Siamo saliti di livello? Level up? Benissimo, premi C. A C mettiamo i punti. Ma i punti ancora non voglio metterli. Sicuramente andremo per una build di punti, una sequenza di punti classica per un mago. Quindi applicheremo 2 magica, 1 health, 2 magica, 1 health, 2 magica, 1 health e così via. Perché stamina non penso inizialmente di aumentarlo, perché non ci serve. Forse per l'eschivata, ma noi dobbiamo, il nostro intento è di uccidere il nemico prima che si avvicini a noi. Lo scopo di un mago è questo, non far avvicinare il proprio nemico. Quindi aumentare la stamina per scappare vuol dire che non stiamo facendo al meglio il nostro ruolo. Perciò noi aumenteremo magica health, magica health, magica health. Ma non ora, voglio super giù arrivare al livello 3 per poi vedere un po' le nostre statistiche di magia. Perché come vedete, quando noi saliamo di livello, una percentuale di aggiunta ai nostri attributi sale. Ad esempio, prima eravamo a 6 danni magici, ora siamo a 8. Prima eravamo a 100 qui di magia, ora siamo a 120 e così via. Quindi per ogni livello, da quanto vedo, sale di 2 i danni, perché weapon damage e anche spell damage, e invece i nostri attributi salgono di 20 in 20. Poi questo lo andremo a vedere più avanti. Continuiamo qui, take talk, scusate, con... abbiamo trovato l'Iris, e parliamo. You've got more meat on your bones than most of these poor bastards, and I see you've armed yourself. Good. I hope you've still got some fight left in you. You're going to need it. Ah, ecco. Ok, chi sei? A fellow prisoner. The name's Lyris. Ok, quindi sei tu. Ti stavo proprio cercando. What? Who told you to find me? È una strana figura mi è apparsa all'interno della mia cella. È un vecchio uomo in rags, in stracci. Boh, non so cos'è rags. Prophet. He spoke to you? What did he say? Ha detto... il nostro fato... no... dobbiamo intervenire sul nostro fato, penso. Ragazzi, io traduco a intuito, cioè non traduco letteralmente, a intuito vado, quindi... ha, that sounds like the prophet, all right. He's a prisoner here too. It was very dangerous for him to speak to you, even for a moment. You must think you can help me. Ok. Cosa devo fare per salvarlo? Break him out, of course. Believe me, I can use all the help I can get. That blind old man is the only person alive who can help us get back home. Tamriel's a long way from here. Ah, ok. Quindi, ok, ti aiuterò. Siamo pronti. Cerca le torri degli occhi. Noi le cercheremo. Oppure no? Vi devo lasciare qui? Vi devo abbandonare qui? Vi devo lasciare con quel, non so, di mistero? Vi devo fare questa cattiveria? Io ve la faccio. Io ve la faccio questa cattiveria, ragazzi miei. Vi lascio qui. E ci vediamo nel prossimo video. Nel prossimo video di The Elder Scrolls Online, nella seconda parte, sempre qui sul mio canale. Vi ricordo quindi di lasciare un bel mi piace, un commento essenziale per aiutarmi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!